Nel campionato di prima categoria, l'Aragona conquista 3 punti fondamentali contro il Riese e aggancia in vetta alla classifica con 25 punti il Niscemi, vittorioso nell'anticipo di sabato per 6-2 contro il Santa Croce e scavalca il Serra di Falco, fermato in trasferta dalla Barrese sul risultato di 1-1. Il gol che ha deciso l'incontro valevole per l'undicesima giornata tra Aragona e Riesi è stato il gol di Zeus. A fine partita abbiamo intervistato l'allenatore Maurizio Ortugno e l'attaccante Zeus Ndiaye dell'Aragona. Finalmente l'abbiamo sbloccato, si è sbloccato. E sono quei gol pesanti che ti fanno vincere le partite. D'altronde il mestiere dell'attaccante è quello di farti vincere le partite. Mister, che campionato ora che si aprono le porte del mercato, l'Aragona farà qualcosa o non? Ma non lo so, il mercato è una cosa che gestisce il direttore sportivo assieme alla dirigenza. Io posso dare solo delle indicazioni per quello che secondo me può servire a questa squadra e poi vediamo se ci sono le possibilità di poterlo fare, questo non lo so, vedremo in settimana, insomma, c'è tempo. Mister, domenica prossima andiamo a Edone, una trasferta rognosa e delicata. Partita difficile, ma ormai tutte sono le partite difficili, hai visto anche quella di oggi, non era tutto scontato, anzi, quando tu incontri le squadre di bassa classifica che non vogliono assolutamente giocare diventa sempre più difficile e sarà ancora peggio per il girone di ritorno. Però è importante che alla fine hai preso i 3 punti. Mister, facciamo un applauso a questi meravigliosi tifosi che seguono la squadra sia in casa che in trasferta. Ma loro meritano sempre il nostro applauso, i nostri complimenti, perché immagino uno spettacolo senza pubblico, sarebbe una tristezza infinita. Bomber Zeus, finalmente ritrovi il gol che mancava da tempo. Racconta tutta la tua emozione. No, sono contentissimo oggi di aver segnato. La prestazione è stata bella per tutto il gruppo e speriamo di continuare così. Mancano 3 partite per il girone dell'andata. Noi siamo concentratissimi per finire questo campionato così. Speriamo di continuare e stare primi.